Nella lezione di oggi studiamo la curva di domanda, quindi la curva che lega la quantità di un bene al prezzo di quel bene, come parametri al prezzo degli altri beni e al reddito. Ovviamente è una curva, quindi una funzione, se parliamo in termini di funzione fondamentale, è quella che cercavo quando abbiamo iniziato a studiare l'economia del consumatore. Oggi ci concentriamo sulla dipendenza tra la quantità di un bene e il suo prezzo e studiamo l'equazione e il teorema di Slutsky, dal nome dell'economista che ha studiato questi fenomeni, che appunto si è concentrato sul cercare di capire quali sono i determinanti che fanno sì che al variare del prezzo di un bene vari la quantità domandata. Vediamo di capire come si ragiona. Supponiamo di, come al solito, aiutarci con la rappresentazione grafica e quindi di avere due beni, il consumo e il cos2, e di avere un consumatore caratterizzato da un certo reddito M e dal prezzo dei beni T1 e T2. Concentriamoci sul prezzo, sul primo bene, e quindi concentriamoci sul prezzo del primo bene partendo da un prezzo iniziale T1'. Sappiamo che a fronte di quei parametri, reddito e prezzi dei beni, viene determinata una linea, una retta di bilancio, la cui equazione è data da M uguale T1' di cos1 più T2 di cos2 O, che è lo stesso evidentemente di cos2 uguale a M su P2 meno P1' su P2 di cos1. Disegniamo questa retta, supponiamo che sia questa. Questo è il punto M su P2. Chiamiamo questa retta R'. Il consumatore sceglie sulla R' il punto che massimizza la sua soddisfazione, cioè la sua utilità. Graficamente questo punto viene determinato dalla tangenza tra la R' e la curva di indifferenza che chiamiamo I'. Chiamiamo il punto, individuiamo il punto di tangenza di questo, x1'. Ci sarà poi anche una coordinata ovviamente x2', ma ci stiamo concentrando sul bene 1. Adesso facciamo variare il prezzo del primo bene. Ad esempio, scegliamo un prezzo P1 secondo, minore di P1 primo. Facciamo diminuire il prezzo del bene. La retta di bilancio, questa è l'equazione della R'. L'equazione della retta di bilancio, che chiameremo R secondo, diventa M uguale P1 secondo x1 più P2 x2, che si può anche scrivere come x2 uguale M su P2 meno P1 secondo P2 x1. Non cambia questo punto, cambia l'inclinazione. Visto che abbiamo preso in questo esempio un prezzo minore, avremo un'inclinazione minore, cioè la retta ruota in questa direzione. Disegniamo la nuova retta, questa, chiamiamola R secondo, e disegniamo il nuovo punto di tangenza individuando la nuova curva di indifferenza tangente, I secondo. Nuovo punto di tangenza individuato alla coordinata x1 secondo.
Quindi a fronte di questa variazione di prezzo, delta di 1 uguale di 1 secondo meno più 1 più, si avrà una variazione di quantità domandata del bene 1, delta x1 uguale x1 secondo meno x1 primo. Sin qua nulla di nuovo rispetto a quello che abbiamo fatto la volta scorsa. Vi ricordate, abbiamo fatto anche esercizi per determinare funzioni di domanda, punti di equilibrio e quant'altro. Dove interviene Slutsky? Bene, Slutsky studia questa variazione delta x1 e la scompone in somma di due effetti. Vediamo come, cercando prima di capire graficamente come avviene questa scomposizione, e poi daremo un senso economico alla costruzione puramente grafica che andremo a fare. Come opera Slutsky? Scompone la rotazione della retta passante per il punto fisso nella somma di due spostamenti, introducendo una terza retta, R terzo, parallela alla retta finale, R secondo, e passante per il punto individuato come punto ottimo nella prima situazione, il punto che è segnato qui. Poiché ovviamente siamo sempre in grado di tracciare una retta parallela a una retta data passante per un punto, questa retta R terzo è chiaramente individuata, quindi individuiamo una retta R terzo parallela alla retta R secondo passante per il punto iniziale, e poi vedremo questa retta che significato economico ha. Costruiamo questa retta, supponiamo che sia questa, non è proprio parallela, o meglio più alta. Questa retta la chiamiamo R terzo. Dopodiché, su questa R terzo, vedremo appunto il significato economico, si individua il punto di ottimo del consumatore costruendo la, individuando la tangente I terzo. Il punto scelto sarà questo qui. Chiamerò X1 terzo. Vedremo tra breve qual è l'equazione della R terzo e che cosa rappresenta economicamente. Fino adesso abbiamo fatto una semplice costruzione grafica. Bene, individuato questo punto X1 terzo, potremmo scrivere delta X1 uguale X1 secondo meno X1 primo, e possiamo sottrarre e sommare x1 terzo, e quindi qui possiamo scrivere meno x1 terzo più x1 terzo meno x1 primo. Quindi questi due effetti in cui abbiamo scomposto la variazione totale di x1 li chiameremo effetto sostituzione ed effetto reddito. In particolare x1 secondo meno x1 primo, x1 secondo meno x1 primo, quindi l'effetto dovuto alla sola traslazione della retta lo chiameremo effetto reddito. X1 terzo meno x1 primo, cioè l'effetto dovuto alla sola rotazione intorno a questo punto, lo chiamerei effetto sostituzione.
Vediamo di capire cosa sono questi due effetti e che cosa rappresentano da un punto di vista economico. E perché abbiamo fatto un tipo di costruzione di questo genere. Allora, se varia il prezzo di un bene, fermo restando il prezzo di tutti gli altri beni, in questo caso rappresentati solo dal prezzo del secondo bene, fermo restando il debito, succedono due fenomeni che accadono ovviamente in contemporanea. Il primo fenomeno è questo. Questo bene è diventato più o meno conveniente rispetto a tutti gli altri beni presenti, perché il suo prezzo è variato rispetto al prezzo degli altri beni che si è mantenuto costante. In particolare, se il prezzo del bene diminuisce, come in questo caso, il bene è diventato più conveniente rispetto agli altri beni. Se il prezzo del bene aumenta, il bene diventa meno conveniente rispetto agli altri beni. Questo fatto fa sì che cambiano le scelte di consumo del nostro consumatore, perché in virtù della maggiore o minore convenienza di questo bene, il consumatore sostituisce o per una sostituzione tra i due beni, in questo caso il bene 1 e il bene 2. In particolare, se il bene 1 diventa più conveniente rispetto al bene 2, il consumatore sostituisce il bene 2 con il bene 1. Se il bene 1 invece diventa meno conveniente rispetto all'altro bene, il consumatore sostituisce il bene 1 con il bene 2. Questo effetto, che è quello più ovvio, viene appunto chiamato effetto sostituzione. Quindi l'effetto sostituzione è quello dovuto al fatto che la variazione del prezzo di un bene fa sì che quel bene diventa più o meno conveniente rispetto agli altri beni, e quindi il consumatore modifica le sue scelte di consumo e opera una sostituzione tra i due beni in relazione alla maggiore o minore convenienza relativa tra i beni stessi. C'è però un altro effetto che è dovuto a questo fatto. Il fatto che varia il prezzo di anche solo un bene a parità di reddito fa sì che viene modificata la ricchezza reale del consumatore, cioè il potere di acquisto del consumatore. Il consumatore ha sempre lo stesso reddito, che in tutto questo discorso non cambia, però il prezzo di un bene varia, e quindi varia il potere di acquisto del consumatore stesso, che con lo stesso reddito può acquistare più o meno quantità di beni. In particolare, se come in questo caso il prezzo del bene è diminuito, allora il consumatore diventa, dal punto di vista di potere di acquisto, più ricco, e quindi potrà modificare le sue scelte di acquisto in virtù di questo aumentato potere di acquisto. Questa modifica delle scelte di acquisto si riverberà su entrambi i beni, cioè comprerà, acquisterà, sceglierà quantità diverse sia del bene 1 sia del bene 2 per il fatto che è modificato il potere di acquisto del bene. La variazione di quantità dovuta alla modifica di potere di acquisto del consumatore è detta appunto effetto reddito. Vedremo da breve che è molto importante separare i due effetti, perché a seconda delle diverse tipologie di beni potrà essere preponderante un effetto oppure un altro, e questo farà sì che si modificheranno le scelte del consumatore rispetto al bene considerato, e di conseguenza chi conosce la curva di domanda potrà fare delle azioni particolari in virtù di questa caratteristica. Quindi, ripetiamo, cambia il prezzo di un bene, il prezzo di quel bene aumenta o diminuisce, quel bene diventa più o meno conveniente rispetto all'altro bene. Il consumatore sostituisce un bene con l'altro a seconda della diversa, mutata convenienza relativa tra i due beni. Ma inoltre, il fatto che cambi il prezzo di un bene a parità di reddito fa sì che il consumatore aumenta o diminuisce, varia il potere di acquisto del consumatore stesso. Il consumatore quindi è più o meno ricco in termini di ricchezza reale, e quindi modifica le sue scelte di consumo in virtù di questa mutata ricchezza reale. I due effetti si chiamano effetto sostituzione ed effetto reddito. Vediamo perché con questa costruzione grafica riusciamo a misurare questi due effetti, l'effetto sostituzione e l'effetto reddito. Che cosa dobbiamo fare?
per separare l'effetto sostituzione dall'effetto reddito dobbiamo per prima cosa andare a vedere che cosa succede se si mantiene costante il potere di acquisto del consumatore, ovviamente in maniera fittizia, perché abbiamo detto che il consumatore modifica il suo potere di acquisto, la sua ricchezza reale. Allora noi la prima cosa che andiamo a fare, andiamo a simulare la situazione nella quale il potere di acquisto del consumatore si mantiene costante, in modo tale da riuscire a cogliere solo l'effetto sostituzione, cioè vogliamo andare a misurare che cosa succede al consumatore a potere di acquisto costante. Evidentemente poi faremo una seconda operazione in cui manterremo costante il rapporto relativo dei prezzi dei beni e introdurremo il mutato potere di acquisto del consumatore stesso e andremo a misurare l'effetto reddito. Questa retta R3 rappresenta quindi la situazione del consumatore, una situazione ovviamente fittizia, a fronte di prezzi mutati ma potere di acquisto immutato, potere di acquisto costante. Come costruiamo quindi la retta R3? La retta R3 deve essere costruita a prezzi mutati, cioè il prezzo del bene 1 deve essere quello finale, P1 secondo. Quindi per prima cosa la retta R3 la dobbiamo costruire con i prezzi finali. Ecco perché la retta R3 è parallela alla retta R2, no? Questo è il motivo per cui costruiamo questa retta R3 parallela alla retta R2, prezzi uguali a quelli finali. Ovviamente quando io parlo di prezzi uguali a quelli finali, teniamo conto che in tutto questo discorso il prezzo del bene 2 non varia mai, l'unico prezzo che varia è il prezzo del bene 1, quindi prezzi uguali a quelli finali, in questo caso specifico sto intendendo prezzo del bene 1 uguale a quello finale. Quindi per prima cosa questa retta dobbiamo costruirla con i prezzi uguali a quelli finali, quindi l'equazione della R3 sarà P1 secondo X1 più P2 X2. Evidentemente poi questa retta sarà caratterizzata da un reddito fittizio, perché ricordiamoci che il reddito reale è sempre M, che chiamiamo M'. Questo reddito fittizio dobbiamo costruirlo in modo tale da mantenere costante il potere di acquisto del consumatore. Quindi la retta R3 la costruiamo con i prezzi dei beni uguali a quelli finali e con un reddito fittizio M' preso in modo da mantenere costante il potere di acquisto del consumatore. Adesso vedremo come si calcola il reddito M'. Fatto questo, la rotazione della retta, quindi il passaggio da R1 a R3, misurerà solo l'effetto dovuto alla variazione di prezzo. Ecco il motivo per cui questo contributo, X1 terzo meno X1 primo, l'abbiamo chiamato effetto sostituzione. Poi ci sarà la traslazione, il passaggio da R3 a R2. In questo caso i prezzi si manterranno costanti perché abbiamo costruito le due rette parallele e, come dire, rimodifichiamo il potere di acquisto del consumatore introducendo la reale modifica del potere di acquisto e ritornando al vero reddito M, e quindi otteniamo la misura dell'effetto reddito delta X1R. Come otteniamo il reddito fittizio M'? Beh, la considerazione che facciamo è questa: le due rette, la R1 e la R3, passano per questo punto X1', e a questo punto introduciamo anche, ci interessa meno ma ci serve per questo passaggio, questa coordinata X2'. Quindi entrambe le rette, la R1 e la R3, passano per il punto scelto dal consumatore come ottimo nella situazione iniziale, che aveva coordinate X1' e X2'. Imponiamo il passaggio di queste due rette per quel punto, otterremo M uguale P1 secondo X1' più P2 X2'. Ed inoltre M'
uguale più 1 secondo x1 primo, sì, più, no, scusate, la prima, ho sbagliato, la prima è la terza retta, devo considerare, pardon. Quindi entrambe le rette, la R' e la R3, passano per il punto iniziale, quindi imponiamo il passaggio della R' e della R3 per il punto iniziale. R' M uguale più 1' x1' più P2 x2'. R terzo, M primo, uguale più 1 secondo x1 primo più P2 x2 primo. Facciamo la differenza tra queste due rette, possiamo scrivere questa relazione, che scriviamo qua, delta M, che è uguale a M primo meno M, uguale, questi due termini quando si fa la differenza si dividono, qua mettiamo in evidenza x1', quindi x1' per P1 secondo meno P1'. Possiamo scriverlo come uguale x1' delta P1. Allora, come determiniamo, poi faremo degli esercizi su questo punto ovviamente, su questo, come determiniamo il reddito fittizio? Lo determiniamo in questo modo, aggiungendo al reddito M, quindi M' sarà uguale ad N più delta M, aggiungendo al reddito iniziale M un incremento di reddito delta M, ottenuto moltiplicando la variazione di prezzo delta P1 per la quantità scelta dal consumatore nel punto iniziale. D'accordo? Convinciamoci che questa ovviamente è una costruzione algebrica che abbiamo fatto, prima grafica e poi algebrica. Cerchiamo di convincerci con un semplice esempio che così facendo manteniamo costante il potere di acquisto del consumatore. D'accordo? Facciamo un esempio numerico, semplice. Supponiamo di avere un reddito M uguale, che so, a 100. E supponiamo di avere il prezzo del bene P1' uguale a 5 e P1, P2 uguale a 2. E a fronte di queste parti, questi prezzi, supponiamo che il consumatore abbia scelto una quantità x1' uguale, che so, a 10 e una quantità x2' uguale a 25. Ci troviamo perché il reddito 100 è uguale a 5 per 10, 50 più 2 per 25, 50. Quindi supponiamo che siano queste le scelte ottime nel punto iniziale fatte dal consumatore. Bene, abbiamo fatto l'esempio con il prezzo del bene 1 in diminuzione. Supponiamo che il prezzo del bene 1 sia P1 secondo uguale a 4. In questo caso il potere di acquisto del consumatore, poiché il prezzo è diminuito, è aumentato, perché il consumatore con lo stesso reddito 100 adesso può acquistare le stesse quantità di beni che acquistava prima, 2 per 25, 50, più 4 per 10, 40, ma gli rimangono ancora 10 euro da spendere. Quindi il consumatore dal punto di vista di ricchezza reale è più ricco, no? È diminuito il prezzo. Ovviamente se il prezzo invece aumenta varrebbe l'esempio opposto. Stavo dicendo, è diminuito il prezzo da 5 a 4, il consumatore ha sempre gli stessi soldi in tasca, lo stesso reddito. Prima poteva acquistare una quantità di bene 1 pari a 10 e una quantità di bene 2 pari a 25, adesso può continuare ad acquistare le stesse quantità, teoricamente può continuare ad acquistare le stesse quantità di bene 1 e di bene 2, ma si troverebbe con un piccolo gruzzolo ancora da spendere e da dividere tra i due beni, bene 1 e bene 2.
Quindi il potere di acquisto del consumatore in questo caso è aumentato. Che cosa facciamo noi allora per mantenere fittiziamente il consumatore nello stesso potere di acquisto e andare a vedere quali sarebbero state le scelte ipotetiche del consumatore a potere di acquisto costante? Costruiamo questa rete. In che modo? Con questa relazione. Vediamo nel nostro esempio questa relazione a che cosa porta. Porterebbe ad un reddito M' uguale ad M, che abbiamo detto essere 100, più delta M, dove delta M è x1' delta più 1, e quindi più x1' 10 per delta più 1. Chi è delta più 1? Più 1 secondo 4, meno più 1' 5, quindi uguale a meno 1. Quindi più 10 per meno 1, quindi uguale a 90. Ecco, vedete? Se noi riportiamo fittiziamente il reddito del consumatore a 90, stiamo fittiziamente mantenendo il consumatore a reddito tale da avere un potere di acquisto costante. Con questo 90 lui, nonostante il prezzo mutato, potrebbe permettersi solo la stessa quantità che si permetteva prima, 4 per 10 40 più 25 per 2 50 uguale 90. D'accordo? Quindi in questo caso, nell'esempio che abbiamo fatto, noi che cosa facciamo? Aumenta il potere di acquisto del consumatore, andiamo a vedere cosa avrebbe scelto il consumatore con un reddito ipotetico più basso, calcolato in modo tale da mantenerlo a potere di acquisto costante. La scelta che otteniamo è data da x1 terzo. E quindi x1 terzo meno x1 primo rappresenta proprio la variazione di quantità scelta dal consumatore a potere di acquisto costante. Dopodiché cosa facciamo? Manteniamo costanti i prezzi dei beni e ridiamo al consumatore il potere di acquisto che ha guadagnato, che gli avevamo fittiziamente elevato, e quindi lo riportiamo dal reddito M primo, 90 nel nostro esempio, al reddito reale M uguale a 100. E andiamo a vedere come cambiano le scelte di acquisto del consumatore, questa volta a prezzi costanti, ma ha mutato potere di acquisto del consumatore stesso. E misuriamo x1 secondo meno x1 terzo, l'effetto reddito. D'accordo? Ci sono domande? Quindi, ricapitoliamo. Cosa stiamo studiando? Stiamo studiando la domanda del consumatore e quindi la variazione di quantità in funzione della variazione del prezzo di un bene. Abbiamo visto che cosa succede: varia il prezzo, varia la quantità domandata. Cosa fa Slutsky? Scompone questo effetto nella somma di due effetti. Uno che chiama effetto sostituzione, dovuto alla sola variazione relativa di prezzi a potere di acquisto costante. L'altro effetto, che chiama effetto reddito, invece dovuta, questa volta a prezzi costanti, alla sola variazione di potere di acquisto del consumatore. Evidentemente la somma dei due effetti poi deve essere uguale all'effetto totale. Bene, vediamo come utilizziamo questa scomposizione, perché l'abbiamo fatta. Questa scomposizione è molto importante perché, studiando i segni dell'effetto reddito e dell'effetto sostituzione, riusciamo a capire qual è la natura del bene. Vediamo come. Innanzitutto, ovviamente, l'effetto totale delta x1 è somma dell'effetto reddito e dell'effetto sostituzione. Si dimostra, e lo dimostreremo in maniera intuitiva, in maniera grafica, ma è abbastanza banale, il teorema di Slutsky. Cosa dice il teorema di Slutsky? Dice che il segno dell'effetto sostituzione è sempre opposto al segno della variazione di prezzo che l'ha generato. Il segno dell'effetto sostituzione è sempre opposto al segno della variazione di prezzo che l'ha generato. Il segno dell'effetto sostituzione è sempre opposto al segno della variazione di prezzo che l'ha generato. In questo caso, ad esempio, delta più 1, che è più 1 secondo meno più 1 primo, è negativo. Così abbiamo fatto l'esempio.
e quindi il segno dell'effetto sostituzione, in virtù del teorema di Slutsky, deve essere positivo, cioè x1/3 deve essere a destra di x1', che significa sempre, qualsiasi sia la forma delle curve di indifferenza, qualsiasi sia la tipologia di Bell. Dimostriamolo, lo ripeto, lo dimostriamo graficamente, è abbastanza evidente. Allora, il consumatore nelle condizioni iniziali aveva scelto il punto segnato in rosso. Nel fare questa scelta aveva confrontato questo punto con tutti gli altri punti che si poteva permettere. Chi erano tutti gli altri punti? Quelli che si trovavano sulla retta di bilancio L', e anche quelli che si trovano al di sotto della retta di bilancio L'. Quindi tutti i punti che si trovano nell'area tratteggiata e sulla retta che delimita l'area tratteggiata. Questo vuol dire che per quel consumatore questo punto è preferito rispetto a tutti gli altri punti. Adesso si modifica il reddito, si modificano la retta di bilancio e il consumatore deve scegliere tra quali punti? Quelli che si trovano al di sotto o sulla retta R3, quindi i punti che si trovano in quest'area azzurra. Bene, naturalmente il consumatore modifica le sue scelte, ma non può contraddire le scelte precedenti. Il consumatore è sempre lo stesso, le sue preferenze sono sempre le stesse. Che cosa significa? Che il consumatore non può scegliere i punti che si trovano. Noi sappiamo che l'ipotesi che il consumatore spende tutto il suo reddito per acquistare due beni, e quindi è vero che ipoteticamente potrebbe scegliere un qualsiasi punto dell'area azzurra o un punto che si trova sulla retta, ma sappiamo che il punto scelto si troverà sulla retta di bilancio. Ma non può scegliere tutti i punti della retta di bilancio, dobbiamo eliminare questi punti qua. Perché dobbiamo eliminare questi punti qua? Perché prima il consumatore poteva permettersi il punto segnato in rosso, che si trovava sulla vecchia retta di bilancio, e anche i punti segnati in bianco, che prima si trovavano all'interno della vecchia area, e aveva scelto il punto in rosso a questi punti bianchi. Adesso il consumatore è sempre lo stesso, le preferenze non sono cambiate, lui può scegliere un qualsiasi punto della retta di bilancio, ma avendo già preferito questo punto a questi punti, se modifica la sua scelta rispetto a questo punto che si continua a poter permettere, deve scegliere un punto che si trova a destra del punto considerato. D'accordo? Poiché deve scegliere un punto che si trova a destra del punto considerato, allora, per come abbiamo costruito la costruzione grafica che ci ha permesso di determinare l'effetto sostituzione dell'effetto reddito, viene fuori che x1/3 deve obbligatoriamente essere a destra di x1', cioè in questo caso specifico l'effetto sostituzione è sicuramente positivo. D'accordo? Quindi abbiamo dimostrato, seppur graficamente, ma insomma la dimostrazione analitica è banale, il teorema di Slutsky nel caso in cui il prezzo del bene diminuisce. È facile dimostrarlo anche nel caso in cui il prezzo del bene aumenta e non deve fare la costruzione, d'accordo? Quindi che cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che il segno dell'effetto sostituzione è sempre opposto al segno della variazione di prezzo che l'ha generato. Spieghiamo questa cosa in questo modo: delta x è uguale a delta x1 è uguale a delta x1 sostituzione più delta x1 reddito. Abbiamo detto, il segno dell'effetto sostituzione è sempre opposto al segno della variazione di prezzo che l'ha generato, e indichiamo questa circostanza con la lettera D per indicare che il segno è discorde rispetto alla variazione di prezzo che l'ha generato. Non è la stessa cosa per il segno dell'effetto reddito, che può essere sia discorde sia concorde al segno della variazione di prezzo che l'ha generato. In questo caso specifico il segno dell'effetto reddito è anch'esso discorde al segno della variazione di prezzo che l'ha generato, perché vedete
x1 secondo meno x1 terzo è in questo caso positivo. Questo è l'effetto reddito x1 secondo meno x1 terzo, cioè in questo caso x1 secondo è a destra di x1 terzo. Beh, in questo caso specifico, essendo entrambi avendo entrambi lo stesso segno, la somma non può che avere lo stesso segno, e quindi in questo caso specifico la somma è discorde rispetto alla variazione di prezzo che l'ha generato. Ci può essere però, vedremo tra poco, proveremo tra poco a fare il caso grafico, il caso in cui invece il segno dell'effetto reddito è opposto al segno dell'effetto sostituzione, cioè concorde rispetto alla variazione di prezzo che l'ha generato. Beh, come si va a vedere il segno della somma? Beh, bisogna vedere quale di due è più grande. Ci può essere il caso in cui, lo scrivo qui, delta x1 reddito, anzi delta x1 sostituzione in valore assoluto, risulta essere maggiore di delta, più piccolo della figura mi serve, ci può essere il caso in cui delta x1 sostituzione in valore assoluto è maggiore di delta x1 reddito in valore assoluto. In questo caso vince il segno dell'effetto sostituzione, e quindi l'effetto totale somma dei due sarà anch'esso discorde rispetto alla variazione di prezzo che l'ha generato. E poi ci può essere il terzo caso in cui discorde, concorde, ma delta x1 sostituzione in valore assoluto minore di delta x1 reddito in valore assoluto. E in questo caso l'effetto totale sarà concorde, il segno dell'effetto totale sarà concorde rispetto alla variazione di prezzo che l'ha generato. Bene, vediamo cosa ci facciamo con questa tabella. Vediamo la cosa più semplice. Delta x1, segno di delta x1 discorde o concorde rispetto al segno di delta più 1. Che significa discorde? Significa che delta x1 su delta più 1 è minore di 0. Questo significa che hanno segni opposti, discorde. Delta x1 su delta più 1 minore di 0. Cioè variazione di quantità e variazione di prezzo hanno segno opposto. Bene, la volta scorsa abbiamo chiamato i beni per i quali si verifica questa relazione, cioè la curva di domanda è negativamente inclinata, aumenta il prezzo e diminuisce la quantità, beni ordinari. Quindi in questo caso specifico, discorde, abbiamo un bene ordinario. In questo caso specifico, discorde, abbiamo un bene ordinario. In quest'altro caso invece, in cui i segni sono concordi, ci troviamo nel caso in cui delta x1 diviso delta p1 è maggiore di 0, cioè prezzo e quantità variano nella stessa direzione. Abbiamo chiamato questi beni beni di Diffie. Quindi la prima considerazione è questa: a seconda, ma è abbastanza ovvio, del segno dell'effetto totale, i beni sono classificati in beni ordinari e beni di Diffie. Ma il segno dell'effetto totale dipende, in sostanza, visto che abbiamo detto che l'effetto sostituzione per il teorema di Slutsky è sempre discorde, dipende dal segno dell'effetto reddito. Cerchiamo di capire, al variare del segno dell'effetto reddito, in che presenza di che tipologia di bene ci ritroviamo. Bene, cosa significa delta x1r discorde? Attenzione adesso a non confonderci con i simboli. Apparentemente ci viene da dire che siamo nel caso in cui un bene è tale per cui delta x1
diviso delta m risulta essere minore di 0. Non è così, è esattamente l'opposto. Cerchiamo di capire perché esattamente l'opposto dipende da come abbiamo costruito le nostre rette per ottenere l'effetto reddito. Come si ottiene l'effetto reddito? L'effetto reddito si ottiene passando da R terzo, retta iniziale, a R secondo, retta finale. Quindi l'effetto reddito si ottiene in che modo? Introducendo una variazione di reddito che è uguale a meno delta M, d'accordo? Perché noi introduciamo una variazione di reddito delta M per passare dalla retta R' alla retta R terzo. Adesso noi, quando andiamo a determinare l'effetto reddito, eliminiamo, torniamo indietro questa variazione di reddito che abbiamo introdotto solo in maniera fittizia per vedere cosa succederebbe a potere di acquisto costante. Quindi ragioniamo con una variazione di reddito pari proprio a meno delta M. Delta M ha lo stesso segno di delta più 1, d'accordo? Ma meno delta M ha segno opposto rispetto a delta più 1. Qui stiamo studiando la concordanza o discordanza di delta x1 con delta più 1, ricordiamocelo. Quindi che cosa significa che delta x1 è di segno opposto rispetto a delta più 1? Significa dire che è di segno uguale rispetto a meno delta m. E meno delta m è la variazione che noi diamo nel passaggio dalla R3 alla R2. Quindi in buona sostanza, quando abbiamo un segno di discordanza tra delta x1r e delta p1, siamo in condizioni di avere lo stesso segno tra delta x1 e meno delta m. E adesso, al di là dei simboli, mi rendo conto che è facile confondersi, è proprio la variazione meno delta m che noi andiamo a studiare nel passaggio da R3 a R2. Quindi in questo caso specifico noi siamo in una condizione in cui la variazione di quantità e la variazione meno delta m, che è quella che diamo in questo caso, è concorde. Cioè siamo in un caso in cui delta x1 diviso delta m risulta essere dello stesso segno. Attenzione, non confondiamoci con i simboli, qui chiaramente abbiamo chiamato sempre delta m, ma qui adesso stiamo generalizzando. Cioè siamo in un caso in cui ad aumenti di reddito, che è proprio quello che stiamo facendo per passare da qui a qui, otteniamo aumenti di quantità. I beni per cui aumenti di reddito corrispondono ad aumenti di quantità li abbiamo chiamati beni normali. Quindi in questo caso qui abbiamo un bene ordinario normale. Qui abbiamo il caso opposto, cioè il segno C. E quindi abbiamo un bene per il cui delta x1 diviso delta m è minore di 0. Abbiamo chiamato questi beni beni inferiori. Stessa cosa qui, beni inferiori. Ecco quindi, che cosa ci dice questa tabella? Questa tabella ci dice che i beni possono essere o beni ordinari e normali, o beni ordinari e inferiori, o beni di Giffen e inferiori. Non possono essere sicuramente beni di Giffen e normali. Vedete? Quindi il quarto caso è escluso. Cioè, un bene normale deve essere necessariamente ordinario. Quindi la prima considerazione che possiamo tirar fuori è che un bene normale deve necessariamente essere ordinario. Un bene inferiore dipende. Se l'effetto reddito è più piccolo dell'effetto sostituzione, un bene inferiore è anche ordinario. Viceversa, se l'effetto reddito è più grande dell'effetto sostituzione, siamo in presenza di un bene inferiore di Giffen. Ecco quindi la risposta alla domanda che avevamo lasciato in sospeso. Cosa sono i beni di Giffen? I beni di Giffen sono beni inferiori, ma molto inferiori. Cioè sono beni in cui quella caratteristica di inferiorità che avevamo commentato la volta scorsa, facendo l'esempio della margarina, dei vestiti di marca e non di marca, quella caratteristica di inferiorità è così marcata
da essere preponderante rispetto alla variazione della quantità rispetto al prezzo. Quindi beni di Giffen sono beni molto particolari, inferiori, con una caratteristica di inferiorità così forte da fare sì che ci sia anche una variazione, tra virgolette, anomala della quantità rispetto al prezzo. Questo è molto importante perché studiando i segni dell'effetto legge e dell'effetto sostituzione possiamo capire qual è il segno dell'effetto totale. Ancora una volta, cerchiamo di capire poi qual è l'obiettivo. E l'obiettivo è cercare di separare le due cose. Diventa difficile capire qual è il segno dell'effetto totale perché non riusciamo a capire, vale la quantità di bene. Perché sta variando la quantità di bene? Perché abbiamo variato i prezzi? O perché i consumatori nel frattempo sono diventati più o meno ricchi, questa volta veramente più o meno ricchi, hanno modificato il debito? Allora noi possiamo cercare di separare i due effetti ottenendo delle informazioni, appunto, facevo l'esempio la volta scorsa, sull'effetto reddito e l'effetto sostituzione. In che modo? Io mantengo costanti prezzi, cioè lo stesso bene, cerco di capire a fronte di variazione di reddito come si comporta il consumatore. Come lo faccio? Ecco, per esempio, le schede punti. Cerco di avere informazioni sul reddito del consumatore e vedo lo stesso reddito a prezzo costante, lo stesso bene a prezzo costante se viene consumato di più o di meno da quelli più ricchi meno ricchi, cercando di ottenere informazioni sul reddito dei consumatori. Come? Facendoli prendere la scheda in modo tale che i consumatori dichiarano qual è il loro lavoro, se sono ingegneri piuttosto che impiegati, piuttosto che operai e così via dicendo. Ho così un'informazione sul reddito di questi consumatori e cerco di capire qual è l'effetto reddito rispetto a quel bene. Dopodiché, avendo avuto queste informazioni, io vario il prezzo del bene e vedo gli stessi consumatori, questa volta delle stesse fasce di reddito, come modificano le proprie scelte di consumo. Quindi vado a vedere cosa fanno gli ingegneri, stessa fascia di reddito, cosa fanno gli impiegati e così via dicendo. In modo tale che io riesco a avere i due effetti, effetto reddito ed effetto sostituzione, e poi mi comporto di conseguenza. Che significa mi comporto di conseguenza? Aumenta la ricchezza complessiva, cioè di tutti, il reddito di tutti. Io ho studiato l'effetto reddito e l'effetto sostituzione, vado a vedere se mi conviene variare i prezzi oppure no. D'accordo? A seconda di questi discorsi qua, perché altrimenti io potrei variare i prezzi, pensare di aver ottenuto un risultato, ma invece sto facendo un'operazione sbagliata, perché in realtà il risultato che sto ottenendo non è ottenuto in virtù della modifica dei prezzi che ho fatto, ma è ottenuto in virtù del fatto che si sono modificati i redditi dei consumatori. Molto delicata ovviamente l'operazione, molto complessa, però l'obiettivo è tutto questo. Dunque, che cosa abbiamo detto? Qui abbiamo un bene ordinario e normale. Proviamo a fare il caso grafico degli altri due categorie di beni, ordinario inferiore e di Giffen inferiore. Il disegno non è mai banale in questo caso, però proviamoci. Così. Cerchiamo di mantenere le stesse due rette di prima, che erano questa, e poi avevamo questa retta qua. Disegniamo le due curve. Prima curva supponiamo che sia questa, questa retta la chiamiamo R1, questa qua l'abbiamo chiamata I', e poi il rosso, segniamoci il punto, su qui, e lo chiamiamo X1'. Dunque, non segno ancora il punto, adesso ovviamente sarei in grado di determinare il punto finale, però così
farò il disegno 10 volte, quindi faccio una cosa, come dire, che non andrebbe fatta, disegno prima la retta intermedia e poi determino i due punti. La retta intermedia deve essere parallela alla retta finale passante per il punto iniziale, supponiamo che sia questa. Facciamo la più parallela, un po' più su. Questa retta è la R secondo. Allora, supponiamo che qui il punto scelto inizialmente, abbiamo detto questo, il disegno, la R' che era questa, e la curva tangente che era la U. Ecco. Abbiamo determinato la R secondo, che era questa, e la R terzo, che era questa qua. Quindi R', R secondo, R terzo. Adesso disegniamo le altre due curve di indifferenza e supponiamo che siano questa terzo e l'altra curva, e quindi il punto di consumo terzo lo prendiamo qui. E l'altra curva invece la prendiamo qui. Ecco, ci siamo. I secondo. Subito qui. Il cosuno secondo. Adesso guardate qual è l'ordine dei punti. Primo, secondo, terzo. Primo, secondo, terzo. Le due rette, la retta iniziale e la retta finale, sono le stesse, la retta intermedia non è la stessa. Quindi la retta iniziale è la stessa, la retta finale è la stessa, il che significa che il reddito e i prezzi del bene sono gli stessi di prima, cambia la forma delle curve di differenza e quindi cambia anche la retta intermedia. I punti che sono di fuori dal disegno sono questi, il che significa che delta più 1 ha sempre lo stesso segno, in questo caso negativo. Vediamo come sono venuti i segni dell'effetto reddito e dell'effetto sostituzione. Effetto sostituzione x1 terzo meno x1 primo. X1 terzo è a destra di x1 primo, quindi è positivo, quindi discorde, come ci dice il teorema di Slutsky. Ma vediamo il segno dell'effetto reddito. Il segno dell'effetto reddito x1 secondo meno x1 terzo, in questo caso x1 secondo è a sinistra di x1 terzo, quindi è negativo, quindi è concorde rispetto alla variazione di prezzo che va generato. Chi dei due è più grande? L'effetto sostituzione, che abbiamo detto essere x1 terzo meno x1 primo, è dato da questo segmento qui. L'effetto reddito invece è dato dal segmento in bianco x1 secondo meno x1 terzo. Questo è in valore assoluto, eh? Quindi l'effetto reddito in valore assoluto è più piccolo dell'effetto sostituzione. Siamo in questo caso e quindi il segno dell'effetto totale deve essere discorde, cioè deve essere in questo caso specifico positivo. Infatti x1 secondo è a destra di x1 primo. Siamo in questo caso, questo è un bene ordinario inferiore. Ordinario inferiore, d'accordo? Domande? Bene. Facciamo l'ultimo caso, modifico leggermente la figura. Supponiamo che sia questa. Vediamo se senza fare tanti senti ci riusciamo direttamente con queste rette, penso di no. Ricordiamoci che le curve di indifferenza non si intersecano mai.
Ecco. Guardiamo invece quest'altro caso. Stesso discorso di prima. Le due rette iniziali e finali sono le stesse. In questo caso specifico ho mantenuto costante anche la retta intermedia, ma è un caso. Quello che deve essere rilevante, la retta iniziale e la retta finale, R1 e R2 sono le stesse, cioè stiamo sempre con le stesse condizioni di prezzo iniziale e finale di reddito. La retta invece intermedia l'ho mantenuto uguale per non rifare il disegno, ma è un caso. Come ho preso in questo caso i punti? Secondo, primo, terzo. Secondo, primo, terzo. Vediamo. Effetto sostituzione, x1 terzo meno x1 primo. X1 terzo è a destra di x1 primo, quindi l'effetto sostituzione è positivo. Discorde, teorema di Slutsky. Vediamo l'effetto reddito. X1 secondo meno x1 terzo. X1 secondo è a sinistra di x1 terzo, quindi l'effetto è negativo e quindi è concorde rispetto alla variazione di prezzo. Quale dei due è più grande? Effetto sostituzione, questo segnato in rosso. Effetto reddito, segnato in bianco, questo qui. In questo caso in valore assoluto l'effetto reddito è maggiore dell'effetto sostituzione e quindi stiamo in questo caso qui. Effetto reddito in valore assoluto maggiore dell'effetto sostituzione. Questo è il caso di un bene di Giffen è inferiore. D'accordo? Domande? Allora, 2 minuti, ci fermiamo subito per la pausa perché dopo facciamo un esercizio. Concludo, vediamo un poco, devo cancellare tutto perché ci sento spazio per gli esercizi. Facendo il solito esempio di ebbene perfetti complementi e perfetti sostituti. E poi ci prendiamo la pausa. Allora, beni perfetti complementi. Abbiamo questa situazione, supponiamo di avere una certa retta di bilancio iniziale, questa. Come si determina la tangenza? Bisettrice, curva di indifferenza, questa. Questa è R', questo qua è I', questo evidentemente è X1, X2, e questo è X1'. Varia il prezzo, ruota la retta di bilancio, facciamo ancora una volta l'ipotesi che il prezzo diminuisca, nuova retta di bilancio questa, R secondo, nuova curva di indifferenza questa, I secondo, punto di tangenza questo, che chiamiamo X1 secondo. Come si costruisce l'effetto reddito e l'effetto sostituzione? Si deve prendere una retta fittizia passante per il punto scelto inizialmente, questo, retta parallela a quella finale. Disegniamo questa retta, questa. Chiamiamo questa retta R terzo. Bene, tangenza, ma qui abbiamo la stessa curva di indifferenza, cioè I primo coincide con I terzo. E quindi x1' coincide con x1 terzo. Vi ricordo, l'ho cancellato, non riscrivo un attimo, delta x1 è uguale a x1 secondo meno x1 terzo più x1 terzo meno x1 primo. Questo l'abbiamo chiamato delta x1 reddito, questo delta x1 sostituzione. Il fatto che x1 terzo coincide con x1 primo porta a dire che delta x1 sostituzione è 0. Quindi nei beni perfetti complementi c'è solo effetto reddito. Delta x1 uguale delta x1 reddito. I beni perfetti complementi c'è solo effetto reddito. D'altronde è un risultato atteso. I beni perfetti complementi sono beni che si acquistano insieme. Se diventa più o meno conveniente un prezzo ed è un bene rispetto all'altro, il consumatore non può sostituire un bene con l'altro, perché i beni si acquistano insieme.
consumatore semplicemente modifica, acquista più o meno quantità di entrambi i beni per il fatto che è diventato più o meno ricco dal punto di vista reale, ma non c'è alcun effetto sostituzione, solo effetto reddito. Ovviamente ci aspettiamo che beni beni perfetti sostituti ci sia solo effetto sostituzione, nessun effetto reddito. Infatti facciamo questo esempio e poi ci fermiamo. Beni perfetti sostituti, facciamo il grafico, partiamo da questa situazione R1, R', tangenza retta a 45 gradi, questa in azzurro, questo tutte rette, quindi I', R', retta di bilancio, I', invece curva di differenza a meno 45 gradi, il punto di tangenza è qui, X1'. Si modifica la pendenza della retta e supponiamo che la retta finale sia questa. R', tangenza, questa sempre a 45 gradi, supponiamo che sia 45 gradi, I'. Dove è il punto di tangenza? È qui giù. X', un po' più su. E questo è evidentemente X'. Come si costruisce la retta intermedia? Passante per il punto dato parallela alla retta finale, cioè il punto dato è questa, dobbiamo fare una retta passante per questo punto parallela a quella finale, ma evidentemente in questo caso R' coinciderà con R', no? La retta passante per il punto iniziale parallela a quella finale, che è questa qui, cioè coincidente con quella finale, e quindi X'2 coinciderà con X'1'. E quindi da qui X'1 meno X'1 effetto reddito è uguale a 0, cioè in questo caso avremo un bene per il quale delta X'1 sarà solo effetto sostituzione. Quindi beni perfetti sostituti c'è solo effetto sostituzione. D'altronde era ovvio, i beni sono perfetti sostituti, e quindi se un prezzo di un bene diventa più conveniente rispetto all'altro, in questo caso abbiamo fatto l'ipotesi che un bene, il bene 1, costava prima di più e poi di meno del bene 2, questo bene viene completamente sostituito. Quindi la sua quantità, al contrario, qui costava prima di più e poi di meno, esattamente, il bene 1 sostituisce completamente il bene 2, quindi la sua quantità passa da 0 alla quantità massima possibile. Va bene, fermiamoci per un quarto d'ora e poi